Continuiamo a parlare della vittoria del Bra sul campo del Chieri, un Bra sempre più vicino alla Lega Pro. Ne parliamo ovviamente con mister Fabrizio Daidola. Allora, una vittoria fondamentale su un campo molto molto difficile, in uno scontro diretto. Adesso vi basta un solo punto domenica e potrete festeggiare. Una vittoria veramente sudata contro un avversario forte su un campo difficile anche per la pioggia. Direi che è stata un'ulteriore prova di forza in questa stagione finora memorabile, che si avvia ad avere una promozione storica. La stagione fino ad oggi memorabile, è stata dura, il campo non è assolutamente condizionante, nel senso che è stata dura perché il Chieri ha fatto una buona gara, è una squadra che ha degli ottimi giocatori ed è organizzata, perché l'allenatore secondo me è molto bravo. Marco credo che sia un lusso per queste categorie. Noi è già un po' di domeniche che facciamo fatica a sviluppare quello che abbiamo sviluppato con grande profitto nelle giornate precedenti, che ci ha portato a essere leader da 17 giornate, questo è giusto dirlo. E oggi è stata una sofferenza, come è stata dura domenica con l'Asti, però io credo che i campionati passino anche attraverso questi momenti. Questa è una squadra che ha perso 3 partite in un anno, ha fatto delle cose straordinarie e mi auguro che questo punto arrivi più presto possibile, perché obiettivamente sono stanco. Quindi, però ci tengo a dire che se arriverà, questa è la vittoria del gruppo, perché oggi andare a idolatrare determinati giocatori che sono importanti, il Barbaro, il Diagne, il Valeriano, il Beltrame, diventa facile per quello che abbiamo fatto. All'inizio dell'anno non era proprio così, anche se la mia fiducia era totale nei confronti di questo gruppo. E mi dicono: ma io ho fatto una grande parata, ma io il nostro portiere, ne ha fatte tante di parate importanti in questi anni. Io credo che sia ancora il portiere più forte di questo campionato. E anche se la partita di oggi è stata veramente difficile e forse il pari sarebbe stato anche più giusto nell'economia della gara, mi sento di dire che questo gruppo complessivamente, per quello che ha fatto in questo anno, merita alla grande il passaggio di categoria, perché ha dimostrato di avere tutte le virtù che una squadra deve avere nel cammino dell'anno. Tutte le volte che abbiamo perso, la partita dopo l'abbiamo vinta, abbiamo sempre reagito alle difficoltà, abbiamo avuto infortuni importanti come quello di Dalla Costa, che è stato fuori praticamente un girone, una serie di cose. Ripeto, se questo punto arriva è veramente un traguardo storico ed è la vittoria del gruppo. E adesso domenica ci sarà la possibilità di chiudere in bellezza sul proprio campo, davanti ai propri tifosi. Anche oggi comunque c'erano tanti tifosi del Bra in trasferta. Infatti grazie veramente a tutti, perché il sostegno è stato costante, noi l'abbiamo sentito, e nei momenti di difficoltà, che credo che sia importante che la città si stringa intorno alla propria squadra, e l'appello fatto in settimana è stato assolutamente raccolto da tutti, quindi ringraziamento da parte mia e di tutti i miei collaboratori, del presidente, di tutti quelli che vogliono bene a questa società, a chi è venuto qui e chi spenderà la domenica prossima per venire a Madonna dei Fiori a sostenerci, perché non è ancora finita, manca un punto e quindi abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, di tutta la città.